Corre. E mo' finito, mo' sono andato a prendere sigaretta e poi torno a casa a mangiare. Senti, niente, poi oggi ho chiamato il babbo e no, l'aveva già saputo del problema che hai fatto praticamente. I corridoi sembrava una pista di go-kart praticamente. Il corridoio eh sì, quella è la forza della libertà, hai capito? Sì, e lo so, cuore, io ti capisco, cioè figurati, immagino quanto è stato bello viaggiare avanti e dietro, però, no? Cioè, stiamo in un ospedale. Cioè, oggi mi fa tanto risate, mi ha fatto fare. Vabbè, dai. Mo' vediamo che cosa dico, magari prova a chiedergliela tu la sedia di nuovo e gli dici che non fai più il pazzerello, gli fai capire insomma che per me è stato un attimo di libertà, un attimo di follia dovuto comunque al fatto di essere sempre in un ospedale e quindi digli, io non appena ho visto questa meravigliosa sedia, insomma non è che sei stupido cuore, sei intelligente, quindi fagli capire che quell'atto che hai fatto di estrema follia è dovuto al discorso, perché giustamente dopo tanto tempo, avendo avuto un po' di libertà, sei rinato, insomma, quindi vedi un po' se te la ridanno. Se poi iniziano a fare problemi, poi parlo di nuovo col babbo, però cuore, cioè, io ho capito. Se ma certe cose che fai, va. Cioè tu immagini che io da quando ho saputo sto pazzo sto sempre a ridere, ma non del fatto che, cioè, capito, di questa felicità proprio. Infatti l'Anto me l'ha detto, ha detto sta come felice come una Pasqua con una sedia a rotelle. Infatti quando mi ha detto così ho detto apposta, oggi pomeriggio combineremo qualche casino sicuro. E infatti poi è andata così. Vabbè, mo parlaci un po', vedi un po' se te la ridà, però cuore, no? Che poi se te la tolgono di nuovo, non so se te la ridanno, ma se te la dovessero ritogliere di nuovo, poi non te la danno proprio più. Quindi lo so che non c'è nessuno, spostati con calma, con tranquillità, ma glielo dici. Dici, senti, visto che nel corridoio non c'è nessuno, io posso farmi una passeggiatina avanti e dietro con calma senza correre? È normale che quelli hanno visto che stai facendo il pazzo. Vedete dove stiamo qua, là? Al Gran Premio. Mannaggia a te, mannaggia. Locali, Vabbè, locali, fammi prendere le sigarette. Aspetta un attimo. Sai, gli occhiali dove li ha messi? Enzo, vedi un po' così, era. Grazie. Ciao. Ciao. E vabbò, dai. Mi raccomando, mo, stati tranquillo, è inutile che ti inizi ad agitare, ad alterare, perché ti devi fare un mea culpa, eh. Va bene? Lo so, cuore, lo so, è stata una gioia incontenibile, insomma, immagino. Comunque, gli ho raccontato al babbo anche del film che sto vedendo, ha detto a me, resto libito che tu abbia questo fascino verso questo mondo, cioè, però, domani forse devo chiarire un po' la questione, cioè, non è che. Mi piace, sono affascinato, però mo, no? Che io quel lavoro non è una cosa che posso assolutamente fare. Io sto con mio fratello ed è un altro discorso. Ma voglio niente che dire, fammi sapere un po', fammi sapere. Babbo, ci sentiamo dopo, bella buonanotte.
Mannaggia a te, io rido ancora. Ci sentiamo dopo. Ciao cuore mio. Ciao. Niente risposte, non mi ha dato niente risposte del medico, niente risposte di quando devo venire, niente risposte, niente di niente di niente. Ha solo detto non vedo l'ora di stare tutti insieme. Vabbò, però io non è che ho 4 anni che devo vedere mio fratello, non l'ho visto ancora. E quando cazzo lo devo vedere? No, mo se mi fa arrabbiare, hai stressato la vita, io devo venire, punto e basta. Beh, voglio. Ci sentiamo dopo. Ciao cuore mio. Ciao. Pazzerello di un fratello.